C'è un libro che ho letto 2 anni fa più o meno e che mi ha lasciato dentro tantissime cose che oggi voglio parlarvene un attimo e leggervi un trafiletto che mi sono segnato. Questo libro si chiama Venuto al mondo ed è della scrittrice Margaret Mazzantini. Questo libro parla praticamente, racconta di un periodo che è quello della guerra di Sarajevo e racconta questa storia di questa ragazza che si ritrova nel bel mezzo dello scoppio della guerra, però a Sarajevo, e quindi ci racconta uno spaccato un po' di com'era la vita in un paese che ci sembrava magari all'epoca così lontano, ma è molto vicino a noi rispetto all'Italia, ed è un po', credo, quello che succede oggi con molte guerre che ci sono in giro per il mondo. Con questo non voglio assolutamente essere utopico, pensare che la guerra non debba esistere, purtroppo è un dato di fatto e c'è. Però voglio leggervi una cosa che mi ero segnato in questo libro, che mi ha colpito molto perché rispecchia molto quello che ho fatto io nella mia vita, no? Ho scelto di inseguire quello che mi piace fare, l'arte, eccetera. E voglio leggervi questa cosa per farvi riflettere, perché secondo me ognuno di noi ha qualcosa da dimostrare e non bisogna rimanere attaccati a quello che è la vita classica, normale, diciamo quella sicurezza, quella zona di agio che ci hanno costruito intorno in questi anni. Vuoi sapere cosa ho fatto oggi? Mi tocca le vene, si insinua nelle fessure tra un dito e l'altro. Un gesto stanco come la sua voce, biascica un po' stasera. Ho fotografato tutto il giorno una scatola di tonno, prima chiusa, poi aperta. Ha passato ore a cercare la giusta luce per illuminare le venature del tonno per far rilucere l'olio. Mi dice che hanno usato una montagna di tonno che comunque non era destinato al commercio perché quello che finirà nelle scatolette va da sé, è più scadente, non è ventresca, è frattaglia. Quindi è un imbroglio, come tutto. Il mondo va a puttane, dice, e noi con lui. Ride, tira fuori tutti i suoi denti storti, non ha mangiato quasi niente. Ci sono le ciliegie, abbracciate a due come gli innamorati, ne ingoia qualcuna, senza nemmeno sputare i noccioli. Dice ancora una volta, ho fotografato tutto il giorno una scatoletta di tonno. Vi ho letto questa cosa perché quando io stavo leggendo questo libro mi ha ricordato tanto anni fa, quando io lavoravo come tecnico in un'azienda, una mattina mi ricordo che mi sono ritrovato in auto, mi sono fermato in un posto e dentro di me ho detto, questa non è la vita che voglio fare assolutamente e farò di tutto per costruirmi la vita che ho sempre desiderato. E quindi in queste parole ho trovato racchiuse le stesse cose che ho pensato io quel giorno, quando la mia vita era svegliarsi alle 7 del mattino, andare a letto alle 8 di sera, 9, stanchissimo, per inseguire uno stipendio. E quindi con grande coraggio ho mollato tutto e ho inseguito la mia grande passione, che è la creatività, la musica, la scrittura e tutto quello che faccio oggi. E quindi quello che voglio lasciarvi con questo libro sono 2 cose. La prima è l'ultima che ho detto, quindi di cercare di avere coraggio e di inseguire quello che volete fare. E la seconda invece è uscire da questo paese e pensare che comunque intorno a noi ci sono tantissime cose che ignoriamo, che pensiamo che siano così lontane da noi, ma in realtà ci toccano veramente tanto dal vicino. Per chi fosse interessato a leggere questo libro, entrare dentro a quello che racconta, vi lascio un link in descrizione, così potete trovarlo. Ed inoltre per chi l'ha letto o quando avrete finito di leggerlo, parliamone, commentiamolo assieme sotto questo video nei commenti.